Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi concludiamo la serie dei calendari dell'avvento con quello di ESOS. Allora, calendario da 24 caselline dal prezzo che mi lascia un po' perplessa. Appena uscito avevo visto e l'avevo già segnato che veniva 120 euro, che comunque ci poteva stare. Vado a vedere adesso che era arrivato qualche giorno fa per dirvi il prezzo perché questo mi è stato inviato, a proposito devo dirvelo per correttezza, vedo il prezzo 97 euro, oltretutto attualmente con la promozione scontabile del 30%. Se siete interessate è il momento adesso di prenderlo a questo punto, ma noi lo apriamo insieme. Per adesso non vi faccio spoiler, vi mostro che ha questa borsa. Come l'anno scorso, se non sbaglio, l'anno scorso c'era una borsa, se non sbaglio, che lo contiene. Ok, non guardiamo il dietro perché contiene spoiler, a quanto pare. E il calendario è fatto così, molto carino. Andiamo solo a togliere la fascetta, se viene via. È incollata, quindi l'unico modo è aprirla così, ma va bene. Sigillo in più e lo possiamo aprire. Ok, molto carino, molto carino. Ha tutte le caselline particolari. Allora, a questo punto noi lo cerchiamo di appoggiare qui, che ci dovrebbe stare. Speriamo di non dare fuoco a niente. Ok, e a questo punto io inizio ad aprirlo, quindi se non volete spoiler, qui c'è il minutaggio dove potete andare direttamente in modo che vi dico le mie considerazioni finali, ma comunque non vi faccio spoiler. Quindi, se non li volete, qui, andate qui, andate qui. Per tutte le altre, apriamo il calendario. Allora, io inizierei con la casellina numero 1. Ecco qui, sono fatte così. E dentro troviamo, partiamo bene, MAC. Matte Lipstick Rouge Rossetto da 3 grammi e il colore è Velvet Teddy, molto carino il nome. Il rossetto è un full size, non sono un'esperta di MAC, non è... il colore è via la carta, questo. Bello, un nude assolutamente da me. E rossetti della MAC. Allora, non sono un'esperta di rossetti della MAC, ma li sto riscoprendo ultimamente e mi piacciono. Quindi molto contenta di ciò. Andiamo alla numero 2, che immagino sia. Ah, ok, sono due file di caselle, per fortuna. Due ha una stampa che mi piace molto. Vediamo un po' che cosa abbiamo. Elemis Pro Collagen Night Cream, crema notte idratante da 15 ml. Ci sta. Non amo questo marchio, però comunque per provare alcuni prodotti, ad esempio questo non me lo ricordo se l'avevo provato o no. Ci sta. Non amo questo marchio non per la qualità dei prodotti, che è altissima, ma perché ha un prezzo davvero molto elevato per dei prodotti buoni, ma che se ne trovano altri sempre performanti. 3, non li sto buttando, qui c'è una scatola. 3, adoro queste stampe, anche l'anno scorso so che mi è piaciuto molto. Bobbi Brown, il mascara, Smokey Eye Mascara, mascara a guardo intenso. Non lo apro perché l'ho già provato, lo conosco e lo metto direttamente qui nella borsa per voi. Lì, direttamente, comunque un ottimo mascara. 4. Ok, è della Physique Sisters, conosco il marchio, molto valido, è un mini rullo in giada, in quarzo, molto carino, ha un effetto freddo, quindi perfetto per tonificare. Non mi fanno impazzire questi prodotti, però sono fatti bene. Io preferisco le macchinette, quelle che fanno la microcorrente, quelle le adoro, per un altro tipo di pelle. Ma questi sono assolutamente, a mio avviso, validi.
e quindi ok, 5. Vediamo se riesco a estrarla senza far cadere tutto. Sì. In transit camera close up della Tisswork. Be ready for that close up in second with a mask, mostrare il primary one. Cosa? Maschera, crema idratante e base trucco? Tutto in uno? Ok. 20 ml? Tutto in uno? Sto cercando di aprirla. È molto 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 cremosa. Il profumo è buono, ma è una maschera? Maschera, idratante e primer. Ok. Per la pelle secca. Per la pelle secca non ci può stare. E andiamo alla 6. La 6 è qui, cadrà tutto il resto, ovviamente. Oddio, no, sembra che ci stia. Pesante, la 6 è pesante. Dottor Puff Puff, il Dose Toll 7 in 1 Air Treatment Styler. Ok, allora il prodotto è un 100 ml, penso che sia un full size. Vediamo cosa fa. Protezione calore, riduce le doppie punte. Detangler, antirottura. Leave-in al trattamento riduce il frizz, capelli mossi, il mosso, non il mosso, il gonfio. Blowery styling con illuminante, cioè il profumo è molto buono, lo spray è fatto così, lo provo e vi dico se funziona. Se funziona, bene, se non funziona al massimo lo usiamo per farci il caffè, perché l'unica cosa che non fa, scusate, è una storia, il caffè è una storia a parte. Va bene, se funziona effettivamente con il 95% di ingredienti di origine naturale può essere una svolta, anche perché l'ho appoggiato piano perché sennò distruggo tutto. È un marchio buono. Allora, dobbiamo andare alla 7. Qui crolla tutto, io ve lo dico. Fermi tutti. Qui crolla tutto. Allora, torniamo alla 7, che è questa. E abbiamo Oschia Nutritive Vital Resource maschera nutriente, ma per il viso. Sì, ok. È lei che profuma così? Sì, perché è un pochino uscita, ma non è un problema. Allora, il marchio non lo conosco. Oschia London. È una maschera ristrutturante e illuminante. Fatta così. Quindi è trasparente. E della quantità è un 14 ml. Proviamo e vi dico. Intanto andiamo alla 8, che è piccina. Vediamo se riesco ad aprirla. Ok, lo conosco e mi piace. È della Carmex, questo è il Cherry con SPF 15. È un balsamo labbra. È molto carino. Non so se è un full size o no, però è fatto così.
risulta trasparente, ma con il profumo di ciliegia. Mi piacciono e sono belli idratanti. Sì, sono prodotti abbastanza validi. E noi andiamo alla 9, che è questa, piccola e sottile. Ok, volete che non ci sia un calendario dove non ci siano questi? Invisible Bubble, gli scrunchie. Questi sono gli Slim Style Elegant, quindi dello style elegante. Io questi li apro perché tanto li uso. Allora, sono scrunchie, dentro c'è la pata spirale e fuori c'è la seta per non fare arricciare, per non rovinare i capelli. Mi piacciono, normalmente tutto inverno io li utilizzo, li avete già visti tutti gli anni, ma io li utilizzo al polso e poi quando metto le giacche col cappuccio vado a legare i capelli perché con i mollettoni classici cadono. Quindi sì, adesso li tolgo perché sapete che alla fine non dobbiamo fare spoiler, ma è valido anche perché non li compro mai. Con i calendari dell'avvento tutti gli anni ne abbiamo. E dobbiamo andare alla 10? Eccolo qua, 10. Dermalogica, The International Derm Institute, Special Cleansing Gel. 15 ml, sarà un gel detergente per tutti i tipi di pelle. Ok, non lo conosco e quindi mi fa piacere poterlo provare. Mi fa piacere. E dobbiamo andare alla 11. Sì, mi sto accelerando, si è capito? Perché sennò questo video diventa lunghissimo, anche se sarà l'ultimo del calendario dell'avvento per quest'anno. Slick Face Form Blush. Ok, anche perché di make-up c'è poco. Slim Thick da 5,7 grammi. Cerchiamo di aprirla. Devo munirmi di un cutter qui sopra, ma noi ci arrangiamo lo stesso. Eccolo qua, pack classico. Il colore? Ah beh, Slim Thick proprio si chiama così. Cerchiamo di aprirlo. Cerchiamo di aprirlo. Cerchiamo di aprirlo. Aperto. Ah, è con un finish luminoso. Wow! Molto pigmentato. Se ne applichiamo un pochino meno, lo sfumiamo, però risulta già molto più naturale. Va misurato, non misurato, usato con molta moderazione, però non è affatto male. Lo appoggio delicatamente e dobbiamo andare alla 12. Che poi ci sta bene con il rossetto, secondo me. L'abbiamo trovata, penso, in tutti i calendari dell'avvento, ma mi piace. Questa l'adoro, Brazilian Bum Bum Cream di Sol de Janeiro, crema corpo, fantastico il profumo. Io amo questa profumazione, è molto estiva, ma mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo. La tengo per il periodo un pochino più caldo, però fantastico, non devo ricomprarla, ne ho diverse. Fantastico il profumo. Pensate che ho comprato anche il profumo quello proprio per il corpo perché adoro quella profumazione. 13 Bacuocchiol Booster. Ah, B Baby Bacuocchiol Booster. Faccio un olio per il viso. Sto cercando di leggere, ma è tutta dorata. 15 ml. Ok. Ingredienti: squalone e bacuchiol. Quindi è un olio per il viso rigenerante. Ok, come si apre questa confezione? Perché io vorrei anche mostrarvelo. Così. Bello il pack, molto carino. Andiamo a provare il prodotto. È proprio un olio. È proprio un olio. Cosa mi aspettavo? C'è scritto olio viso. Aspettate che cerco una salvietta perché se no facciamo un super puccio. È proprio un olio.
Illuminante, ecco, io lo utilizzerei alla sera questo prodotto perché con la mia pelle mista un olio non va bene. Ok, andiamo avanti. Stavo pulendo perché sennò ungo tutto il resto. Tanto lo mettiamo qui e dobbiamo andare alla 14. E poi qui c'era 20 e caduto fuori da qualche parte. Vabbè, andiamo alla 14, ci interessa di più. 14, Mario Badescu, Facial Spray, anche questo trovate in tantissimi calendari, ma è comunque uno di quei prodotti che... È uno di quei prodotti che fa sempre piacere trovare perché va bene come tonico, va bene come rinfrescante per... inverno, estate, proprio, è multiuso, va bene anche per fissare il make-up oppure per rivitalizzarlo. Rivitalizzare il make-up si può? Non lo so, però comunque funziona perché ha aloe e olio di cocco, acqua di cocco, quindi mi piace. Un attimo, quei prodottini che sì, abbiamo visti ovunque, ma che sono utili e perché vanno bene per tutti gli usi. A questo punto andiamo a cercare la 15, che è piccola piccola, sottile sottile e leggera leggera. Ok, ecco, questa potevamo anche evitarla. Allora, le mini macaron Lucky Star sono degli adesivini per le unghie. Sinceramente, questa è una di quelle caselle che boh. Andiamo alla 16 che è meglio, sempre la stessa grandezza, vi prego. Ok, Pop Mask Sleep Over Self Warming Steam Mask. Che cos'è? È una maschera Canel Tour Test. Potrebbe essere valida. È una maschera per applicare sugli occhi che fa un effetto calore in 30 secondi per gli occhi secchi, per aiutare a dormire, per l'emicrania, per la tensione oculare della testa. Ecco, questo è il prodotto che potrebbe essere molto valido, assolutamente. Questo mi piace da provare. Conosco già la terapia del calore per, diciamo, degli apparecchi che scaldano, però non ho mai provati. Quindi potrei provare quella maschera che effettivamente mi ispira. 17. E qui abbiamo la Mask Bar, che è un'altra marca. Brightening Sheet Mask con vitamina C, biodegradabile, per illuminare e purificare. Ok, contiene estratto di arancia e questa qui. E le maschere per il viso sono sempre molto apprezzate, oltretutto di un marchio che non conosco, quindi da provare, perché no? 18. Vediamo un po'. Olaplex numero 8 Body Intense da corpo e volume, non mi ricordo mai l'otto se è quello. Aspettate che cerco di leggerlo. Comunque, la confezione è un 20 ml, eccolo qua. Non mi ricordo mai e non riesco a non riuscirò mai a leggere se è quello che va prima o dopo. Lasciate in posa 10 minuti e poi risciacquato. Ok, e dobbiamo andare alla 19, sempre sottile. Che cos'è? Elf, che carino, con Lip Plumping Gloss, un grosso rimpolpante. Mi piace. Della Elf ultimamente, allora la Elf si conosceva anni fa per il make-up, quando iniziavamo col make-up. Però ultimamente sta sfornando dei prodotti che sono interessanti e anche abbastanza nuovi, innovativi, sempre con prezzi contenuti, quindi è una cosa che mi piace. E siamo alla 20. Il
Iconic London, Light and Glow Duo, duo illuminante. Ok, 2x4 grammi, vediamo un po'. Bello perché è bella protetta. Ok. Ed è fatto così. Allora, abbiamo belli, li metto qui uno e due. Ma che belli! Ci piace assai. Cerco di rimetterlo dentro perché non cada, ma mi piace assai come casella. E siamo alla 21. Ultima fila. Abbiamo Rituals Sakura, perfetto, è un touch body cream da 70 ml, è una delle profumazioni classiche della Rituals, ma molto valida e oltretutto è anche un bel formato. Se non è full size, non credo, però è una buona travel, a 70 ml ci sta. Andiamo alla 22 e nella 22 abbiamo... Ok, non lo conosco. Earth Arbor Marina Biome Brightening Ampoule, ampolla illuminante da 30 ml, ampolla illuminante da 30 ml. Fatto così. Andiamo a vedere. Ma è acqua? Olio. Il profumo è fantastico. Ha un profumo fantastico, però è tipo un olio che magari se c'era scritto nelle istruzioni, Biome Brightening Ampoule, completamente bio. Ocean Blue Botanical. No, 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 non capisco. Però è un cruelty free vegan, made in USA. È un olio per il viso. Ok, credo che sia un full size, quindi ci sta. Sapete che non amo gli oli per il viso, ma non tutti, non è per tutti, ovviamente. Ci sta. Ci sta e dobbiamo andare alla 23. Questo calendario da 25 caselle. È bella grande, è bella grande, ma non me ne ho accorta. 23, ok, pesante. E abbiamo una candela Neom Organic London Bedtime Hero, buona. Sleep Camomilla Yang Lang e Cedarwood, buona. La quantità è un 75 grammi. Molto, molto buona. Finita questa qui che ho qui che non si vede. No, non si vede lo stesso. Vabbè, c'è. Finita questa, metterò su questa qui sicuramente. Mi tengo. No, aspettate, facciamo che la lascio dentro la confezione così. Certo che io ogni volta che mi chino, voi avete una magnifica visuale della mia ricrescita. Penso di aver detto tutto. Allora, 24, la vigilia, piccolina e sottilina, ma magari c'è qualcosa di interessante. Sì. Charlotte Tilbury, infused with collagen super facial oil. Buono, valido, ottimo prodotto. È un olio che però mi piace sul viso, è un olio secco, 3,5 ml, è un cartoncino. Buono, valido, ma non in 24. Dai, dai. 25. Dopo cosa abbiamo sotto? Ok, calendario finito.
teniamo per le considerazioni finali. Allora, 25, che è questa. Cosa pensate? Bello o super cavolata? Ti prego, perché questo è l'ultimo calendario che apro quest'anno. Cosa pensate? Cosa pensate? Apro. Apriamo assieme. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego. Una pochettina fatta con lo stesso principio della borsa. Tutto carina. Con dentro tanti prodottini. Ma noi andiamo ad aprire subito. Allora, Revolution Console Define Infinity 16 ore. Spray fissante. È una travel size da 30 ml, ma sempre utile. Metto qui perché vediamo che cosa contiene. Revolution Super Dewy Liquid Brush. Ma è tutto Revolution? Sì, è tutto Revolution. Ok, ora lo sappiamo. Quindi andiamo avanti. Abbiamo Extra Old Brown Glue, la colla per le sopracciglia, sempre della Revolution. Andiamo a vedere com'è fatta, come si comporta. Incollata, incollata già solo nella confezione. Pensate se deve incollare le sopracciglia. Che è trasparente, brown glue, ma spero che sia un fissante più che una colla. Trasparente, è proprio una colla. Fissa sicuramente bene, essendo una colla. Poi cosa abbiamo? Oh, la cipria, Translucent Baking Powder, questo è per il baking. 10 grammi, ma è fantastica. Sì, questa qua mi piace. L'unico particolare di queste ciprie è che, ok, è chiusa. Il tappino è così piccolo nelle mini size che si fa fatica a prelevarla col pennello o con la blender. Si trasferisce e siamo a posto, perché è molto valida, soprattutto per chi come me ha la pelle mista. Ultimo prodotto. Reloaded. Allora, io questa, se è chiusa, esatto, la lascio chiusa perché non mi ricordo se ce l'ho o no. Perché se ce l'ho già, io la metto per voi. È questa qui, full size. Mi piace molto anche questa idea. Quindi abbiamo questo per palette, fissante, blush, sopracciglia e cipria. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 prodotti. Con la pochettina nella casella del 25, molto molto apprezzata a mio avviso. Adesso per tutte le altre noi ci togliamo tutti i possibili swatch ed andiamo a fare le considerazioni finali. Siamo già a un bel minutaggio di questo video. Ok, allora, pronte? Ed eccoci qui. Allora, se non volevate spoiler e quindi siete arrivati alla fine del calendario per sapere cosa ne penso, completamente finito. Possiamo anche chiuderlo. Cosa ne penso? Mi è piaciuto. Sì, devo dire che mi è piaciuto davvero. Allora, ci sono dei prodotti che abbiamo visto in tantissimi altri calendari, alcuni interessanti. No, ma fai pure, devi dire anche tu la tua. E cosa ne pensi? Alcuni davvero interessanti, altri che abbiamo già visto. Ovviamente sono adatti a tutti i tipi di pelle, quindi alcuni saranno per la pelle secca, altri per la pelle mista. Stavo guardando qui sotto, ma c'è un po' di tutto, vari marchi, anche belli costosi, per esempio per poterli provare. Caselle che mi hanno deluso, poche. Che poi non è delusione, sono prodotti che non uso o che comunque avrei preferito trovare. Ci sono 25 caselle, la 25 è un plus, un regalo che comunque a mio avviso è apprezzato, molto apprezzato. La 24 un pochino più deludente. Bello il prodotto, ma l'avrei preferito un altro giorno, però comunque ci sta. E niente, a questo punto del video fatemi sapere cosa ne pensate. Se acquisterete questo calendario, con che prezzo? Perché qui cambia il prezzo di continuo.
ed è Sei soltanto un po' di compagnia. Questo, come vi ricordo, è l'ultimo video dei calendari dell'avvento per quest'anno, ma comunque ci vediamo settimana prossima con qualche idea regalo per Natale, perché a Natale c'è ancora tempo. E vi do appunto. E poi, come normale che sia, si stoppa il video perché la telecamera è completamente scarica prima che vi salutassi. Quindi, con questo calendario, che a vita sua, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, che era quello che volevo dire. Ciao!